Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e se fai un lavoro da veri duri e vorresti portarti il tuo telefono dovunque, al lavoro dove cade spesso, dove qualcosa gli cade addosso, lo porti nella sabbia, nell'acqua, nel mare, anche durante le vacanze, un telefono con il quale puoi fare quello che vuoi con una batteria inesauribile, allora questo è il telefono che fa per te ed è l'Aukitel WP10. Questo telefono è il telefono rugged con la batteria più grossa del mondo, con una capacità da 8000 mAh addirittura, ha uno schermo gigantesco da 6,67 pollici. Vi faccio vedere la dimensione del telefono vicino alla mia mano. Ha anche l'NFC, quindi potete pagare con il telefono eventualmente, il riconoscimento facciale oltre allo sblocco tramite impronta molto rapido. È resistente anche all'acqua, IP68, IP69K, e nonostante il suo peso di 367 grammi, se questo telefono dovesse cadervi o anche lanciarlo perché siete arrabbiati, ecco, questo spaccherà qualcosa e non si farà sicuramente nulla. Bene, accendiamolo e mentre si accende vediamo che cosa arriva nella scatola. Una cosa da notare subito, che questo telefono è 5G, non è 5G solamente sulla banda SA ma anche NSA, quindi è compatibile con la massima velocità che si potrebbe ottenere col 5G se presente nella vostra zona. Impostiamo la lingua italiana mentre si sta avviando. Intanto vi dico una cosa molto importante per tante persone, specialmente chi vuole utilizzare questo telefono con un drone e che riesce a connettersi dual band, quindi sia 2,4 GHz e anche 5 GHz. Ed è una cosa molto importante. Una cosa che mi piace tantissimo in questo telefono è che qui abbiamo Android 10 ed è Android 10 puro, quindi non ci sono delle interfacce strane sopra. Questo ci apre tantissime possibilità interessanti, per esempio abbiamo anche il Gloves Mode che supporta questo schermo. Che cos'è questa modalità? Quando attivata praticamente aumenterà la sensibilità dello schermo, che potremmo utilizzare con qualsiasi tipo di guanti. Se avete sentito bene, essendo un telefono da lavoro per duri lavoratori, ecco, possiamo utilizzare qualsiasi tipo di guanto con questo telefono quando è attivata questa funzione. Nella scatola troviamo il manuale di istruzioni in tutte le lingue, compresa la lingua italiana, il foglio di garanzia, l'alimentatore da 18 watt, il cavetto USB, USB-C e anche l'adattatore da USB-C a connettore jack da 3,5, perché questo cellulare non ha purtroppo l'uscita jack da 3,5. Ovviamente questo aiuta anche per l'impermeabilità del cellulare, e come potete notare qui sotto abbiamo un gancetto molto utile, specialmente se vogliamo utilizzare questo cellulare al mare, basta appenderlo al collo e non va da nessuna parte. Sul fianco destro abbiamo i bottoni a bilancia per regolare l'audio, abbiamo il bottone di accensione e spegnimento, il sensore di impronta digitale e abbiamo anche il carrello delle SIM, dove possiamo inserire due nano SIM, una davanti e una dietro. Tra l'altro queste due nano SIM è possibile mettere, possono funzionare tutte e due in 5G. Purtroppo non abbiamo la possibilità di inserire una micro SD. Sul fianco sinistro abbiamo un bottone SOS, un altro bottone dove c'è scritto PTT ed è il segnale per utilizzare una ricetrasmittente. In realtà è un bottone configurabile, quindi possiamo personalizzarlo a seconda delle nostre esigenze, che prenda uno screenshot o magari apra un'applicazione o faccia qualche altra azione. Sul lato inferiore invece abbiamo il connettore USB-C protetto da un piccolo coperchio in silicone e a fianco abbiamo il foro per il microfono, oltre al foro per il microfono nella parte
superiore. Sul retro del telefono abbiamo il modulo delle telecamere e sono quattro telecamere. La telecamera principale è da 48 megapixel della Sony, la IMX582, con un sensore da mezzo pollice e un f1.79, mentre qui sotto abbiamo la telecamera grandangolare da 13 megapixel con un FOV da 124 gradi e sotto abbiamo invece una telecamera per la misurazione della profondità da 2 megapixel e infine una telecamera macro da 2 megapixel e il flash. Come potete notare qui è segnato NFC perché è possibile pagare con questo telefono, comunicare via NFC, ma non abbiamo la ricarica wireless, anche perché per ricaricare una batteria da 8000 mAh con un wireless charger ci si mette veramente tanto. Infatti abbiamo la possibilità solamente di ricaricarlo via fast charge a 18 watt. Qui abbiamo un connettore particolare, questo connettore di comunicazione Pogo ci permette di installare sul telefono dei moduli sempre della Auchitel, che siano dei moduli con luce LED potentissima, anche perché la batteria ce lo permettono. Non solo la Auchitel produce anche una luce a ultravioletti per sterilizzare eventualmente le cose, nonché una telecamera termica a infrarossi che si interfaccia con il nostro telefono tramite questo connettore. A fianco al connettore abbiamo un solo altoparlante. Devo dire che questo altoparlante come volume prende 10 su 10 perché ha un volume molto alto, come qualità dell'audio prende 8 su 10. Direi che è un ottimo altoparlante nella media dei telefoni di questa dimensione. Ed eccovi qua la prova della solita salita. La telecamera principale sul retro invece è capace di registrare in 4K a 30 frame al secondo. Questa è l'immagine della telecamera principale sul retro da 48 megapixel. In questo momento sto filmando in 4K a 30 frame al secondo e la stabilizzazione elettronica è attiva. In questo momento sono sul monoruota e il cellulare, essendo pesante anche tra le mie mani, sta ballando, quindi in teoria questo è un test difficile per la stabilizzazione dell'immagine. Per quanto riguarda il display, è un 20 noni con 410 ppi ed è un Full HD più con una risoluzione di 2400x1080, ricoperto di Corning Gorilla Glass, quindi è molto resistente. E non solo, abbiamo anche una pellicola protettiva già applicata sullo schermo. Lo schermo è un multitouch a 10 punti, funziona molto bene, molto responsivo. Per quanto riguarda la connettività, abbiamo un Bluetooth 5.1, quindi la versione con meno latenza, abbinata a delle cuffie Bluetooth 5 avremo il meno ritardo possibile. Per quanto riguarda il Wi-Fi, come abbiamo detto, abbiamo il 5.8 GHz e il 2.4 GHz ed è un Wi-Fi AC, quindi molto veloce, e la velocità massima di connettività 5G che può raggiungere questo telefono tramite rete cellulare è di 2.34 gigabit al secondo in download, invece 2.5 gigabit in upload, e funziona benissimo con TIM, Vodafone, Wind 3 e anche Iliad. Il GPS all'interno è molto rapido e molto preciso, funziona con GPS, con Galileo, con GLONASS e anche con Baidu, e ovviamente abbiamo il sensore di prossimità per le chiamate, abbiamo l'accelerometro, il giroscopio, oltre al sensore della luminosità che gestisce la luminosità automatica dello schermo. Abbiamo anche la bussola che possiamo utilizzare tramite delle applicazioni o direttamente tramite il cassetto degli attrezzi installato all'interno da Auchitel, dove c'è il misuratore dei livelli audio, e abbiamo anche altre applicazioni, per esempio per fissare un quadro che sfrutta l'accelerometro all'interno. Abbiamo il goniometro, il pendolino, la torcia è molto alta, comunque come abbiamo detto possiamo installare eventualmente una torcia ausiliaria molto più potente,
e abbiamo anche all'interno il contapassi già installato. E se vi interessano le misure in centimetri, come larghezza abbiamo 7,3 cm, altezza 15,3 cm, diagonale a 16,95 cm. La frequenza di aggiornamento dello schermo è di 60 Hz, come potete notare. Parliamo delle specifiche tecniche e la performance di questo telefono. Il processore è un MediaTek Dimensity 800 e ho giocato con la maggior parte dei giochi più pesanti che ci sono in giro e funziona benissimo. Non ho trovato nessun problema con i videogiochi. Ovviamente non è un top di gamma della Snapdragon, però comunque è sorprendente. Per esempio Asphalt 8 e Asphalt 9 funzionano benissimo, anche Call of Duty funziona bene, PUBG funziona benissimo. L'Aukitel WP10 ha 8 GB DDR4 di RAM sfruttati benissimo perché sono dual channel, e per quanto riguarda la memoria di archiviazione è di 128 GB UFS 2.1. Due cose avrei voluto in questo telefono che non ci sono, purtroppo il USB-C non ha l'uscita video. La seconda cosa che secondo me è un po' più grave è che il livello di sicurezza DRM Widevine di Google è L3. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se installiamo Netflix non possiamo usufruire del Full HD dello schermo di questo telefono, né per vedere video di Netflix in 4K e neanche in Full HD purtroppo. Mentre per applicazioni come YouTube non ci sono assolutamente problemi, il telefono molto fluido, riesce a riprodurre sia in 1080 ma addirittura anche in 4K, ovviamente riscalati alla risoluzione nativa dello schermo. Per quanto riguarda invece la durata della batteria gigantesca di questo telefono è di addirittura 30 giorni in standby, 56 ore di chiamate. Non so se c'è qualcuno che si mette a chiamare per 56 ore. Invece se teniamo lo schermo acceso e lo stiamo utilizzando con connettività 5G, che è molto più dispendiosa rispetto al 4G, addirittura dura 48 ore, quindi 2 giorni consecutivi, giorno e notte, di videogioco utilizzando il 5G. Con il Wi-Fi vi durerà molto di più ed è molto difficile, anzi è stato quasi impossibile per me determinare la durata vera della batteria in ogni modalità, perché dura davvero tanto. Starei qua veramente per mesi per riuscire a farlo, non finirei mai la recensione, e anche perché qui abbiamo la batteria più grossa che sia mai stata installata su un telefono rugged. Nonostante quelle due cose che non mi piacciono in questo telefono, devo dire che mi ha sorpreso davvero tanto, perché quello che offre questo telefono come telefono rugged rispetto a quello che c'è nel mercato per quello che costa è davvero incredibile. Bene, alla fine di questo video vediamo i pro e i contro di questo telefono unico del suo genere. Partendo dai pro: è resistente ai graffi, urti, cadute, resistente anche all'acqua, alla sabbia e anche alla polvere. La batteria è veramente infinita. Lo schermo è davvero molto grande. La telecamera non è a livello dei flagship, ma è davvero decente, specialmente per quello che si paga. Cifra con la quale otteniamo una delle migliori connettività sia a livello wifi, a livello bluetooth, ma soprattutto a livello 5G. E per ultimo il prezzo, che fa sì che questo telefono meriti davvero se state cercando un telefono rugged. Per quanto riguarda invece i contro, ovviamente partiamo dal display, che è veramente ottimo, si può vedere da tutte le angolazioni, anche la luminosità è ottima, però comunque non è AMOLED, ma per quello che costa ovviamente è un compromesso che va accettato. Il peso, anche esso un compromesso che va accettato, visto che è un telefono rugged con una batteria infinita. E abbiamo anche il connettore USB-C che non trasporta il video, se questa cosa è importante per voi. E per ultimo il livello di sicurezza Widevine L3 e non L1. E come al solito vi lascio il link e coupon sconto a questo telefono unico del suo genere nella descrizione del video, ma potete anche cliccare qua così da vedere con i vostri occhi. Nel frattempo vi saluto e io continuo la mia partita a PUBG.